Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. Allora un applauso al sindaco e un applauso al vecchio sindaco, forza! Allora, per cortesia, il professor Gennaro Di Maio, se vuol venire qui, perché abbiamo cominciato bene la campagna elettorale con la sua barzelletta, ne vogliamo una anche stasera. Anche noi, come gli inglesi, in questo momento siamo felici, diciamo la maggior parte degli inglesi. Loro festeggiano il Brexit, noi festeggiamo il Bruexit. Mi piace raccontarvi una barzelletta, perché così ho chiuso l'ultima volta ed aprirò così l'ultima volta. Però questa non è una barzelletta che riguarda candidati sindaci, no, è una barzelletta semplicissima. C'è una sola parola sporca, e me lo dovete concedere, la parola sporca non può mancare nelle mie barzellette. Una signora ha il marito che fa sia l'illauri che sia il muratore, suo marito aggiusta la casa, se non che nel meglio del lavoro, scassa un bidet. La moglie, ma proprio un bidet, proprio un bidet, non ti preoccupare, lo aggiustiamo, andiamo a comprare. Passano giorni, passano due, passano, la moglie ricomincia a spazientirsi. Ma sto bidet quando metti? Senti, non te la faccio più, non ti senti più, mettiti una macchina. Chiamano quello che è in vena, scegliono un meglio il bidet, che io vedo, e tu porto, quindi mi strano, no? Signore, questo bidello costa tanto, mi piace, ma non ti vedo qualcosa più meglio. E così via, quattro bidelli, cinque bidelli, fino a che arrivano proprio all'ultimo rosso, non ci sta una bella tazza così. Signore, questa è l'ultima tecnologia, è una super tecnologia. Ma qua, non ci sono neanche i rubinetti. Signore, si vede che è super tecnologia, ma non c'è manco un buco. Ma, signore, lasciatevi pregare, questo qua funziona solo con quattro pulsanti. Ditemi, voi mi piazzate, vi siete tanto bello, signore.
schiacciato prima pulsante e secondo un laser che lo piglia per misura perfettamente il calore della pelle ed esce l'acqua calda come la pelle. Oh, una cosa bella, signore, una cosa speciale. Schiacciato il secondo pulsante, assieme all'acqua esce come una schiuma e blava tutto, blava signor, blava questa schiumetta tutta speciale. Schiacciato il terzo pulsante, esce come un pellicello che vi asciuga, vi asciuga, vi asciuga, signor Giusto, cazzo, ho morto pulsante. Lascia la parola al sindaco. Questa sera è una serata importante per noi perché concludiamo i festeggiamenti e comincia il lavoro. Innanzitutto volevo dire a tutti che noi siamo una squadra e io ringrazio innanzitutto la mia squadra, ma tutta, sia quelli che sono consiglieri comunali, sia quelli che non lo sono, perché per noi sono tutti allo stesso livello, sono considerati allo stesso modo e per noi sono tutti candidati che hanno ottenuto la vittoria. E vi chiedo un applauso per la mia squadra. Non voglio annoiarvi troppo con molte parole, voglio dirvi soltanto che noi non vi ringraziamo, noi non diciamo 200, 250, 300 grazie, perché per noi ringraziare significa uscire fuori dall'obbligo, è un proverbio cilentano. Noi cercheremo di ringraziare tutti i nostri elettori, ma anche quelli che non ci hanno votato, realizzando il nostro programma e realizzando le opere che ci siamo prefissati di fare, cominciando innanzitutto dalle più importanti. Quindi ci occuperemo sicuramente della strada per Palinuro, ci occuperemo del nostro paese, cercheremo sicuramente di realizzare l'impegno dell'assistenza per gli anziani, cioè noi faremo tutto ciò che abbiamo detto nel nostro programma e noi non ci limiteremo a fare parole, ma vogliamo fare le opere e con l'augurio che questo si realizzi e siamo certi che lo realizziamo con il vostro aiuto, con il vostro appoggio, perché se siamo tutti uniti, noi, voi, il popolo intero, noi sicuramente otterremo molto molto di più di quello che possiamo immaginare. Vi invito soltanto a non rassegnarvi, vi invito soltanto a non credere in quegli sciocchi discorsi di crisi e di rassegnazione. Noi dobbiamo credere che il nostro futuro è qui, nel nostro paese, e che noi tutti insieme realizzeremo nel nostro paese quelli che sono i nostri sogni per il nostro futuro. Intanto vi dico, gustiamoci la nostra torta e domani mattina cominciamo a lavorare, mi raccomando, anche di domenica, mi raccomando, non ci abbandonate, stateci vicini e dateci la forza, che noi non vi deluderemo. Grazie. Volevo dire due parole anch'io e volevo innanzitutto ringraziare tutti gli amici che ci hanno sostenuti e gli elettori che ci hanno votato. E voglio rivolgere anche un pensiero agli elettori che hanno scelto l'altra lista, perché noi siamo un gruppo con la mano tesa verso tutti, verso chi ci ha votato e verso chi non ci ha votato. Adesso stiamo festeggiando, ma dopo la festa viene il lavoro vero. Da domani, come diceva giustamente Franco, l'amministrazione dovrà affrontare alcuni problemi complessi e problemi semplici. E credo che tutti saranno all'altezza
di affrontare. E li affronteranno e li affronteremo senz'altro tutti insieme, se riusciremo tutti insieme a fare gruppo. Vi può sembrare strano che io dico a fare gruppo, perché noi siamo un gruppo che si è costituito da 2 mesi e quindi noi abbiamo vinto le elezioni. Adesso c'è tutta l'euforia, che giustamente c'è, ma accanto all'euforia dobbiamo metterci la buona volontà e dobbiamo far gruppo. E per fare gruppo dobbiamo innanzitutto tenere presente l'interesse della collettività. Grazie e buonasera. Una notizia importante: il giorno 5 di luglio abbiamo convocato, il giorno 5, alle ore 18 metteremo anche i manifesti, abbiamo convocato il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale sarà tenuto presso la Sala San Michele qui a San Mauro, nella speranza che si riempia. Ci sono degli argomenti molto importanti, a parte il bilancio di previsione che sicuramente dà le linee guida per tutto il 2016 e anche per l'inizio del 2017, ma ci sarà anche un argomento importante per il nostro paese. Cioè il dottor Di Maio ci parlerà della storia del sito archeologico di Castelluccio, che è una cosa che non tutti sanno e non tutti conoscono l'importanza di questo posto. Quindi io vi prego di partecipare tutti e di assistere al Consiglio Comunale. Se poi c'è qualche cittadino che intende intervenire nel Consiglio Comunale, è pregato entro il giorno 3 di luglio di passare presso gli uffici di segreteria e prenotarsi. Noi daremo la parola anche ai cittadini che intendono parlare. Grazie. Bravo. Facciamo un applauso al sindaco con tutta l'amministrazione, vai! Un ringraziamento al popolo di San Mauro e di San Lazzaro, forza, un applauso, vai! Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia, che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.
che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.